Il territorio del comune di Delia Nuova si estende a terrazzo su una superficie di circa 20.000 km quadrati, al centro della valle del fiume Duverso e domina la piana di Gioia Tauro, protetta alle spalle dal massiccio dell'Aspromonte. Per la sua posizione geografica, a nord-ovest del massiccio, è considerata una delle porte d'accesso al parco. A Delia Nuova l'economia si basa sulla coltura dell'ulivo, che domina tutto il paesaggio fino a 650 metri di altitudine. La raccolta delle olive, da novembre a maggio, avviene oramai con l'uso di apposite reti posizionate sotto le piante, mentre in passato veniva effettuata dalle raccoglitrici esclusivamente a mano. Uno degli olefici di maggior rilievo del territorio è quello della famiglia Perrone. Il nostro olio viene ricavato dalle olive provenienti dalla fascia collinare, una fascia collinare nel comune dei comuni tra Delia Nuova e comuni limitrofi. Queste olive vengono trasformate qui in questo stabilimento che si trova sulla strada provinciale numero 2 tra i comuni di Cosoleto e Delia Nuova. Le caratteristiche, il nostro olio viene prodotto da queste olive che non vengono manipolate, quindi è un olio che è direttamente ricavato da procedimenti meccanici, unicamente da procedimenti meccanici, e viene anche denominato olio di categoria superiore. Produciamo due tipi di olio, l'olio vergine e l'olio extravergine, che hanno delle elevate qualità organolettiche. Come idea aziendale abbiamo quello di allargare la nostra azienda per cercare di ospitare dei turisti qui in azienda. Abbiamo cominciato a costruire un piccolo così appartamento e a giorni, anzi a mesi direi, cominciamo con i lavori di ristrutturazione di tutto il resto dello stabilimento, appunto per destinarlo alla ricezione turistica.
Un'altra attività tipica della zona è la produzione del famoso torrone di Delia Nuova, realizzato secondo tradizione dalla famiglia Scutellà. Miele purissimo, mandorle di Sicilia e zucchero extrafine, gli unici ingredienti che, uniti alla maestria dei pasticceri Scutellà, danno vita ad un delizioso torrone esportato anche in America. Tutto il procedimento non dura che pochi minuti, poiché il miele, raffreddandosi eccessivamente, non permetterebbe la stesura ed il porzionamento dei singoli torroncini. Prodotto quasi esclusivamente nel periodo invernale, in agosto si fa un'eccezione per i numerosi migranti che ritornano per le ferie e che non ripartono mai senza una dose di torrone. Al centro del paese si trova la chiesa dell'Assunta, ricostruita più volte dopo i terremoti del 1783 e del 1908, attualmente di architettura neorinascimentale. Lungo tutto il centro storico si notano particolari elementi architettonici scolpiti in pietra verde, pietra tipica della zona, che viene utilizzata anche per la realizzazione di bellissimi portali artistici delle case signorili. Ma c'è qualcuno Delia Nuova che ancora oggi la lavora. Ultimamente mi sto concentrando più degli altri materiali sulla pietra verde, perché è un materiale che trovo io qua al paese, c'era una cava. E poi voglio valorizzare questo aspetto perché può essere una risorsa per il paese. Qui da noi ci sono poche risorse, ma questa è una risorsa che, se veniva sfruttata, non solo, io sto lavorando a livello artistico, però si potrebbero creare tante cose anche a livello artigianale. L'arte di Domenico Papalia comincia dalla materia, che lui ama in quanto tale, poiché appartiene alla storia della sua terra e della sua gente, sia esso legno pregiato di ulivo, di ciliegio, di noce o pietra, magari proprio l'amata pietra verde che lui lavora con orgoglio e passione. Attraverso la lavorazione io posso giocare con i colori e dare delle spunte.